Buongiorno cari amici, proseguiamo questa carrellata sui diversi capitoli del libro Uomo Nuovo, Uomo Gentile. In questo video parlerò del tema dello scambio dei ruoli. Dunque, abbiamo già visto nei vecchi capitoli come siano cambiate le relazioni, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista sessuale, tra gli uomini e le donne. Quindi ricordiamo come precedentemente la donna aveva un atteggiamento paziente, ricettivo, compassionevole, attendente, essenzialmente non irruento, eccetera. Abbiamo visto come con appunto la conquista dell'aborto, del divorzio, dell'anticoncezione, del lavoro femminile, questi tipi di comportamenti sono venuti a mancare. Quindi con la donna che quindi è autonoma, non ha bisogno più di un uomo per il suo sostentamento, può accedere al divorzio mantenendo le stesse condizioni di vita che aveva precedentemente e anzi condannando l'uomo a delle condizioni di vita invece peggiori, mantiene il diritto prevalente sui bambini, quindi mettendo chiaramente sotto ricatto l'uomo. Proprio su questo fattore della serie, se non mi tratti come desidero, io me ne vado, mi paghi e mi tengo i bambini, poi il giudice dirà se avrei accesso condizionatamente nei vari giorni della settimana. E quindi è cambiato questo, diciamo, la donna si è rafforzata, quindi si è affrancata dall'uomo. L'uomo, viceversa, ancora non ha lasciato, diciamo, in maniera del tutto convinta il proprio ruolo, quindi continua a lavorare, continua a cercare di comandare in famiglia. Praticamente, andandosi a trovare in una posizione di difesa. Di un presidio, cioè di un possesso di determinati valori che gli vengono sempre più dappresso, sottratti dalla donna. Quindi l'uomo che difende i suoi spazi e la donna che in qualche modo li vuole conquistare. Qua diciamo, possiamo proporre un argomento che nel libro, diciamo, per la sua natura non è stato affrontato e che invece viceversa adesso sta apparendo in maniera prepotente nella società. Essenzialmente è proprio la questione della sottrazione del lavoro. Cioè, fino praticamente a 50 anni fa, metà solo della popolazione umana lavorava per la totalità. Essenzialmente le donne consumavano ma non producevano, quindi erano sempre gli stessi consumi, ma i produttori erano la metà. E da qualche tempo a questa parte è stata raddoppiata totalmente, se non proprio raddoppiata, diciamo molto, molto da vicino, la forza lavoro. Quindi se per produrre determinati beni servivano precedentemente un milione di persone, per dire, adesso c'è bisogno di collocare per fare gli stessi beni 2 milioni di persone, perché le donne, a meno che non vogliano condannarsi a una vita ormai, diciamo, fuori moda di donne di casa, di allevamento dei bambini e quant'altro, dovranno competere sul mercato del lavoro con gli uomini. Tutto bene, se non fosse che chiaramente il lavoro, almeno nella società capitalistica come quella che ormai è predominante in tutto il mondo, dipende dai consumi. Dipende dai consumi e si vede quindi come, cioè, noi temiamo, cioè parliamo degli immigrati che in qualche modo ci tolgono il lavoro. Sappiamo tutti che se degli immigrati fanno determinati lavori a prezzi più bassi o comunque anche a prezzi leggermente più bassi, anche nell'ipotesi, chiaramente tolgono il lavoro agli italiani. E quindi tutta una serie di limiti, eccetera. Ma non pensiamo al fatto che negli ultimi 40 anni dei relativi immigrati, se non dal punto di vista geografico, dal punto di vista sociale, le donne sono entrate nel mondo del lavoro a pieno diritto, addirittura se ci stanno delle piccole disparità economiche, rivoluzioni mondiali e quant'altro. E infatti notiamo come la disoccupaz
come sono entrate donne nel mercato del lavoro, escono uomini dal mercato del lavoro. Chiaramente, perché poi i beni da produrre sono quelli, i soldi che si possono dare per fare i lavori sono quelli là. Non è che ci si possiamo inventare dei lavori, cioè riempire le buche, svuotare le buche sperando che Pantalone paghi. Abbiamo bisogno di produrre dei beni che poi vanno sul mercato, che vengono acquistati. Quindi se aumentano i prezzi dei produttori, necessariamente dovrebbe teoricamente aumentare i prezzi, ma siccome ci stanno delle condizioni di competizione, significa che devono diminuire i produttori e quindi licenziamenti, cassa integrazione, mobilità e quant'altro. C'erano queste condizioni nel passato? Beh, diciamo di sì, c'erano anche nel passato. Però in qualche modo erano vincolate a incapacità tecniche essenzialmente, non a questa esuberanza della produzione del lavoro rispetto al consumo. E quindi, non potendo pensare che le donne escano dal mondo del lavoro, dobbiamo immaginare che questo tocchi agli uomini che al momento, in una condizione, diciamo, di vita a casa, con la moglie che lavora, diciamo, non stanno in una condizione, diciamo, di perfetto senso di sé, essenzialmente. E questo cambierà, chiaramente. Vabbè, qua chiudiamo questa parentesi economica un pochettino esterna, per quanto poi diciamo, si tenga con il resto del discorso, perché chiaramente un uomo che rinuncia al lavoro, che quindi dipende dalla donna per il proprio sostegno, è chiaro che dovrà comunque modificare i propri comportamenti, perché dovrà, diciamo, curare la casa, dovrà curare i bambini, dovrà imparare a cucinare e quant'altro. E quindi chiaramente il maschio virile che comanda, eccetera, eccetera, diventa assolutamente incompatibile con una vita di questo genere. E quindi, uomini, siate singoli, come diciamo l'altro discorso, il resto, diciamo, dei video, sì, qui il resto dei video fa riferimento, oppure siate in coppia e in questa condizione, diciamo, di difficoltà economica. Dovete fare un pochettino d'attenzione, dovete fare un pochettino d'attenzione a lasciare andare questi temi maschili, non vanno più di moda, non vanno più di moda. Uomo, devi diventare più gentile. E poi parleremo comunque, ritorneremo nel prossimo capitolo a un tema più vicino alla persona, quindi non tanto all'economia. E parleremo infatti della modifica del rapporto, cioè della sicurezza che dà per l'uomo un rapporto, diciamo, acquisito. Per ora, diciamo, vediamo l'economia che cresce, che cala, disoccupazione, mobilità, licenziamenti, cassa integrazione e quant'altro. E diciamo, oltre a se non vogliamo prendercela come sembra abbastanza logico con gli immigrati, possiamo avere anche un altro argomento su cui indagare. Oppure ci rassegniamo, come l'autore suggerisce. Lasciamole queste donne di prendere il loro ruolo e noi prendiamo il loro. Un saluto!